A monnezza, signorine! Sta per iniziare la differenziata spinta porta a porta ad Avellino. Pure io sono finito in un bidone, mi hanno differenziato, ma andiamo a vedere quello che ne pensano i cittadini di Avellino. È una cosa buona che si deve fare. Bisogna farla. Bisogna farla. No. Fra poco parte, lei già ha capito tutto come si farà? Sì, certamente. Allora, spieghiamolo un attimo agli amici. Allora, ci sono i secchielli e i carrellati. Lei che userà, il secchiello o il carrellato? Tutte e due, penso. Tutte e due, cioè facciamo una cosa proprio... Dottore, sì. Lei c'ha parecchie immondizie a casa. La plastica da una parte, l'indifferenziale dall'altra, l'umido da un'altra parte, questo. Quindi questione di parti, diciamo. Esatto. Si aspetta un giorno dopo, quello che si deve buttare si mette vicino al portone, non lo so, si mette la sera prima o la mattina. Quindi è semplice. Basta. No, è semplice, è semplicissimo. Poi ci fai l'abitudine, è chiaro, i primi tempi saranno duri, però uno si abitua dopo un po' di tempo. Per una buona differenziata, prima cosa. In sostanza mettere a parte sia plastica che ogni cosa, scegliere tutto. Scegliere tutto e mettere tutto insieme. Sì, esattamente. Tutto in 91. Stiamo parlando di differenziata, la raccolta differenziata. Ecco. Adesso... La dobbiamo fare, come no? Bisogna farla. Adesso partirà anche ad Avellino, la raccolta spinta porta a porta. Lei si è già preparata, voglio dire? Sì, comunque l'ho fatta sempre, anche se non era proprio così... selezionato con i bidoni, ma l'ho fatta sempre. Tutto poi ci ritorna se facciamo il male con tutto questo purtroppo rifiuti che facciamo. Se venga, ben venga. Poi con una bella pregherina prima di fare la differenziata è sempre importante, perché uno magari si fa la croce e dice speriamo che indovina a farla. Va bene. La raccolta differenziata, allora, se voi sapete come si fa? No. Non sapete? Che muove parte la differenziata, quella spinta, porta a porto che i carrellati, i secchielli, voi ce l'avete i secchielli? No, non c'ho niente. Niente? Niente, sì. Tutto è 91. Io sto in campagna, non sto in città, allora il problema è dove poggiarsi i bidoni, perché la proprietà è vicino alla strada, non è mia. Muore così, si carrelli che uno va e si apprende. A dove andiamo a mettere, in da quale proprietà è chi? Questo è un problema di cui nessuno aveva parlato. Appunto, devo parlo io. Qua state troppo arretrate, a Mirabella e Grano sono anni che la facciamo. Ecco, non quindi, c'è nuovo a noi. Di un consiglio agli amici di Avellino che inizieranno tra poco. Una cosa fatto bene. Allora, diciamo, la carta va messa. Nella carta. La plastica. Nella plastica, ecco. Il vetro nel vetro. Il vetro nel vetro. Sì, al reparto vetro ci sono diversi fusti. Diversi contenitori, secchielli. L'umido invece dove lo mettiamo? Diciamo nei... L'umido dovrebbe avere un centro apposta per tutto questo. Giustamente, non... più mandiamo pulite per noi e per il futuro. Meglio. Sì. Il vetro. È quello a parte. A parte, sì. Giustamente. Il ferro? Ci stanno cose apposta. Stiamo parlando della differenziata. No, non mi serve niente. Qua ad Avellino arriverà la differenziata, proprio quella spinta porta a porta. È quella già ci sto. Che nessuna serve. Nessuna conferma. Per fare presse, no? Che come ho detto tutto. E allora spieghiamo come si fa questa differenziata. Allora, spieghiamolo agli amici. Innanzitutto plastica con plastica, residui con residui, piede di sega, carta da porta, cartoni. Purtroppo qua in Avellino non nessuno con me. Signora, buongiorno, velocemente voglio sapere, la differenziata inizierà da Avellino, lei la farà? L'umido lo butto dentro l'orto. L'umido lo butta dentro l'orto? Dentro l'orto. La carta la butto dentro il fuoco, plastica non la faccio, una volta al mese nella busta mi fanno pagare 125 euro di spazzatura. Se fosse tutto come a me, la gente che mi passano da 1000 anni. Se venga, ben venga. Ma cambia un'altra volta? Sì, cambia di nuovo la differenziata. Di nuovo? E come mai? Prima non andava bene. No, adesso è cambiato, è porta a porta differenziata spinta. Spinta addirittura? Non è senso che la devi... spingere fuori? No, la devi tenere lì. No, ma secondo me stanno proprio scherzando. Vogliamo giocare? Giochiamo, siamo al gioco. No, adesso ci sono i carrellati perché i condomini e poi sono i secchielli. Sì, non so quanti secchielli ci stanno. Più di un secchiello. Sì, sono 5-6 secchielli. Così, quelli là precedenti che fine fanno? E non me lo domandi a me. Non lo so. Si possono riutilizzare?
pittandoli in un colore diverso, perché hanno cambiato il colore. Hanno cambiato i colori pure. Esatto. I carrelli, quelli grandi, sono due colori. Sì, per quelli là condominiali. Mentre invece, se vuoi tu incomodato d'uso, ti mette quel carrello, ogni secchiello un colore diverso. Lei è preparatissimo. Sì, perché ho avuto una brochure dove ci sta una fotografia allucinante, c'è una famiglia che stanno così. E cambia tutti quanti così. Adesso quelli di Italia 1 sono. Sì, 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 come tutti contenti e felici che fanno questa cosa. Secchielli, secchiello di colore verde. Hanno fatto per perdere tempo. Ma nessuno organizza, nessuno osserva. Che una volta come si faceva? Tutto una. Tutto 91. Va bene, noi la ringraziamo. Oh, buona giornata. E viva la differenziata, diciamolo. Viva la differenziata. E però speriamo che la fanno non solo i cittadini, ma pure chi la raccoglie. E certo. Che qua per i miei cami che mischiano tutto. E questo è sbagliato. E quindi la cittadinanza fa la differenziale mentre loro svuotano tutto dentro la stessa parte. Che figure faccio come mi sento mio cognato che faccio il suo lavoro? Lo vogliamo salutare? Suo cognato la fa la differenziata? Sì. E lui lavora nell'Irpinia. Ah, nell'Irpinia Ambiente. Ambiente. Allora diciamolo, facciamola bene questa differenziata, sta raccolta. Porta a se no dopo non la fa bene, dopo sono problemi. No. Tutto è 91. Gli altri paesi già lo fanno da decenni. Noi siamo l'unici che... Ancora. Secondo me che stiamo arretrati minimi di 50 anni. L'amministrazione mi riciclò. Sì, l'amministrazione a motto, non sacciamo manca da motto, quello è il problema, non troviamo bidone adatto. C'è un messaggio al comune allora. È un messaggio al comune, ce lo sto dicendo, lo sindaco grazie di quello che sta facendo, come si è comportato e quello come si comporta ancora. Perché non se ne aiuta la cosa. Diciamo ai nostri amici, fate la differenziata perché. Fate la differenziata perché conviene a tutti, a tutti. Perfetto. Scusate se è poco. Basta il pensiero. Arrivederci.